È di fondamentale importanza sostenere il volontariato, garantendogli le risorse necessarie perché possa svolgere la sua insostituibile missione riconosciuta da milioni di cittadini. Lo scrive oggi il capo dello Stato Giorgio Napolitano in occasione della giornata internazionale del volontariato. Un messaggio non certo di routine, perché assieme al profondo apprezzamento per quanti gratuitamente si impegnano per gli altri, il Quirinale sembra anche voler sposare le ragioni di un mondo, quello della solidarietà appunto, da giorni sulle barricate per l'annunciato taglio dei fondi del 5 per 1000, attivati con la scelta fatta da 15 milioni di italiani con la dichiarazione dei redditi. Ed è proprio in momenti di particolari difficoltà economiche come questi, sottolinea Napolitano, che al volontariato va assicurato sostegno economico. Un aiuto che invece il governo sembra ormai intenzionato a negare. Il taglio dei contributi contenuto nella legge di stabilità finanziaria è drastico, del 75%. Da 400 milioni si passerebbe a soli 100 milioni d'euro di contributi, una riduzione talmente pesante da mettere in ginocchio tutto il terzo settore. Il ministro Tremonti ha promesso di voler reintegrare quei fondi, ma la decisione di chiudere la Camera dei Deputati fino al 13 dicembre sembra ridurre al minimo le residue possibilità di modificare la finanziaria e ridare così ossigeno a quella che Napolitano definisce una linfa vitale della nostra convivenza, un elemento distintivo della qualità della nostra democrazia.